Sciogliere il nodo, anzi i nodi, di congestionamento del traffico e della viabilità di Verona Sud, la vera porta di accesso al centro città. È questo lo scopo del progetto illustrato questa mattina nella sede di Autostrada 4 di via Flavio Gioia, alla presenza del presidente Gonzalo Alcalde, del direttore generale Bruno Chiari e del capo commessa Mirko Panarotto. Assieme a loro il sindaco Federico Sboarina, accompagnato dagli assessori Ilaria Segala e Luca Zanotto. Si tratta del secondo incontro dopo quello dello scorso 7 ottobre, sempre nella stessa sede, che ha permesso di conoscere lo stato di avanzamento dell'iter che nell'arco di 18 mesi dovrebbe portare all'apertura dei primi cantieri. Un intervento complesso che ricopre un'area molto estesa e che prevede due lotti. Il primo, già finanziato con un importo di 23 milioni e in esercizio dal 2024-2025, prevede la realizzazione di un nuovo asse di collegamento lungo via Morgagni-Genovesa, tra il tangenziale, il parcheggio scambiatore, il terminal TPL e la rotatoria di via Vigasio. Il secondo lotto, per un costo stimato di 59 milioni e in esercizio nel 2028-2029, prevede lo sdoppiamento del casello autostradale e la realizzazione di un'ampia rotatoria con piazza Ipogea. Sì, si vanno a sciogliere tanti nodi grazie al progetto delle autostrade, che non pensa solo al ribaltamento simmetrico del casello autostradale, ma pensa nelle tante opere in variante a sciogliere quelli che sono i nodi più critici della viabilità di Verona Sud. Nuovo innesto con la tangenziale, nuovo collegamento del trasporto pubblico che arriva fino al parcheggio della Genovesa, con il nuovo parcheggio scambiatore che sarà quindi collegato con la zona fiera e con la zona centrale, e realizzazione di quello che è un reticolo infrastrutturale che può generare poi tre sbocchi direttamente verso la città: via Morgagni, la parte attuale che va verso via Flavio Gioia e la parte verso la logistica di via Mezzacampagna. Quindi tre possibilità diverse per impegnare il traffico veicolare della città da e verso il centro della città, e anche la possibilità a sud con il futuro collegamento verso la statale 12. I lavori verranno realizzati mantenendo in esercizio il casello, il TPL e la viabilità attuale. I tempi previsti, lo abbiamo detto, stiamo lavorando in coordinamento insieme con il comune per farlo il prima possibile. Crediamo che già i lavori, le opere concrete possano cominciare in 18 mesi.